andate a risolvere adesso questo problema che riguarda il secondo teorema di Euclide. Abbiamo per una circonferenza, abbiamo il diametro AB e una corda CD che è perpendicolare al diametro nel punto H. Dobbiamo dimostrare che il quadrato costruito su CD è 4 volte il rettangolo che ha per lati AH e BH. Allora, congiungiamo A con D e D con B. Osserviamo intanto che DH è congruente ad HC perché è la perpendicolare ad una corda condotta per il centro e anche mediana di questa. A questo punto osserviamo che il triangolo ADB è un triangolo rettangolo, come anche il triangolo ACB. Quindi tracciamo anche AC, ACB. Questo è un angolo retto, perché insiste su un arco che corrisponde all'angolo al centro con l'angolo piatto. Allora, per il secondo di Euclide abbiamo che il quadrato costruito su DH è equivalente al rettangolo che ha per lato AH e HB. La stessa cosa, il quadrato costruito su CH è equivalente al rettangolo sempre che ha per lati AH e HB, che sono le due proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. Adesso, se noi troviamo il quadrato costruito su DC, è composto da 4 quadrati che sono equivalenti al quadrato di DH. E quindi, se noi sommiamo, possiamo dire che il quadrato costruito su CD equivale a 4 volte il rettangolo costruito su AH e HB, che ha per lati quindi AH e HB. E quindi abbiamo dimostrato la nostra tesi. Grazie.